Allora, siamo con un pochino di ritardo rispetto al programma, giusto un'ora, che per chi è abituato a conoscermi me come persona è normalissimo. Per il discorso di comune un po' meno, e per questo mi scuso. Questa sera affronteremo il periodo storico del Medioevo in Valle Camonica. Più che affronterà Luca, visto che lascio totalmente a lui, che è molto più competente di me in materia. Vi ringrazio per essere così numerosi. Niente, Luca, tutto a te. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Sarà una serata calda, già inizia a essere affusa. Quindi magari possiamo aprire un attimo, ecco, perché poi qui scalda parecchio anche il proiettore. Dunque, stasera un tema interessante per tutti, immagino, perché il Medioevo nella nostra testa assume sempre quell'idea di posto, di epoca immaginaria, epoca di cavalieri, draghi, dame, eccetera, eccetera, eccetera. In verità, come vedremo, la storia ci racconta tutt'altro, storie di persone come noi, fatti spesso cruenti, però molto poco di quel romanticismo che spesso attorni un po' questa parola. Per chi ha già seguito gli incontri di questo lungo ciclo, abbiamo parlato all'inizio di Arthur Best, ormai 2 o 3 settimane fa. Valle Camonica, sapete, è il primo sito UNESCO italiano, quindi un importante periodo della preistoria. La volta scorsa abbiamo parlato invece di romanità, abbiamo l'importante centro di Cividate Camuno, proprio qua sotto Borno, sotto l'Altipiano, con la sua città romana, col teatro, il nostro piccolo Colosseo, il piccolo anfiteatro di Cividate Camuno, che peraltro è uno dei siti più grandi delle Alpi, sotto questo aspetto. Oggi invece ci addentriamo nel Medioevo, ovvero il periodo che a scuola abbiamo tutti imparato a studiare come quel periodo di storia compreso fra la caduta dell'impero romano d'Occidente, 476, deposizione di Romolo Augustolo, fino alla scoperta dell'America, 1492. Dire la verità, oggigiorno gli storici, soprattutto gli storici medievisti che si occupano di Medioevo, sono occupati nella triste e difficile questione di convincere le persone che appunto il Medioevo non è quello che continuiamo a immaginare come Medioevo. Non è un periodo di feudatari, non è un periodo ricco di principesse, non ci sono draghi, perché c'è anche qualcuno che ci crede che ci sono stati draghi, eccetera, eccetera, eccetera. In verità il Medioevo non è nient'altro che un contenitore di tante storie che arbitrariamente si è definito appunto in un periodo di tempo. Ci sono storici che definiscono il Medioevo con epoche diverse. Ci sono quelli che lo fanno iniziare, appunto, dicevamo prima, nel 476, con la caduta dell'impero romano d'Occidente. Ci sono quelli che lo fanno cominciare nel 711, quando gli arabi entrano in Europa e conquistano la Spagna. Ci sono quelli che lo fanno finire nel 1492, con la scoperta dell'America e, nello stesso anno, con la cacciata degli arabi dalla Spagna, definitiva, la presa di Granada. Ci sono quelli che lo fanno finire nel 1453, cioè con la caduta di Costantinopoli, ovvero fine dell'impero romano d'Oriente. Ci sono quelli che lo portano avanti fino al 1800, come Jacques Le Goff, che è un importante storico francese. Non sono qui a tediarvi con date, in verità quello che faremo stasera sarà una proiezione di immagini e assieme alle immagini vi commenterò un po' quello che è successo in Valle Camonica, appunto dalla caduta dell'impero romano fino a un periodo per noi importantissimo che è l'arrivo della Repubblica di Venezia e dell'entrata della Valle Camonica appunto nella Repubblica di Venezia, nella Serenissima Repubblica, che durerà poi fino all'arrivo di Napoleone, che sarà poi il tema invece della prossima puntata. Longobardi, ovviamente, quando si inizia a parlare di Medioevo bisogna parlare appunto che tutto l'impero romano, l'inizio dei regni barbarici. Tra i più importanti regni barbarici che abbiamo avuto nelle nostre zone, che hanno un certo legame col territorio, sicuramente i Longobardi hanno una loro importanza. I Longobardi erano una tribù di origine nord europea, probabilmente nelle zone della Polonia, della zona odierna della Polonia, della Germania dell'Est. Da lì si sono mossi, le antiche tribù germaniche erano tutte tribù di nomadi sostanzialmente che si spostavano attraverso l'Europa e invadevano ogni tanto altri territori, consumavano tutto quello che c'era in una particolare zona di terreno, quando era tutto esaurito smontavano baracche e burattini e si spostavano di diversi chilometri andando a colonizzare altre zone. I Longobardi arrivano in Italia nel 568, sono guidati da questo Alboino che era il loro sovrano.
entrano in Italia e cacciano sostanzialmente i bizantini che erano riusciti solamente 15 anni prima a riconquistarlo agli ostrogoti, che erano quelli che poi avevano deposto il nostro caro Romolo Augusto nel 1476. Longobardi hanno una storia importantissima nelle nostre zone, soprattutto al nord Italia. Solamente un paio di anni fa, Brescia, assieme a tutta un'altra serie di città in nord Italia, Pavia, Cividale del Friuli, sono entrate in patrimonio UNESCO proprio come città legate alla storia longobarda. I Longobardi entrano in Italia e instaurano un regno dove c'era un re, però al di sotto del re c'erano una serie di duchi molto potenti, ognuno dei quali governava una propria provincia in un modo quasi autonomo. Uno dei ducati più importanti del regno longobardo era quello di Brescia. Brescia era appunto una città da dove usciranno anche dei re dei Longobardi, tra cui l'ultimo re, Desiderio, che sarà proprio l'ultimo prima della caduta del regno longobardo nel nord Italia, sarà proprio bresciano. E questo ci fa capire come Brescia fosse un polo molto importante in epoca longobarda. La cosa strana di questo fatto è che mentre a Brescia si trovano molte tracce di epoca longobarda, in Valle Camonica se ne trovano molto poche. Quali sono le tracce che abbiamo dei Longobardi in Valle Camonica? Beh, abbiamo pochi reperti che si trovano sostanzialmente in alcune tombe scoperte per caso, ad esempio nella zona di Arbanno, zona più o meno di Afro Terme per capirci, oppure a Vione in Alta Valle Camonica. Vedete queste piccole testine? Si trovano a Santa Giulia, Museo di Brescia, vengono appunto dalle nostre zone e sono datate all'epoca longobarda. Ci sono delle teorie, c'erano ormai, sono andate perdute, che a Grignaghe, una frazione di Pisogne, ci fossero delle sculture longobarde che rappresentavano un cavaliere a cavallo. In verità, ora gli studiosi li hanno datate in avanti, probabilmente è una scultura di epoca già di medioevo inoltrato, di XIV-XV secolo. Altri reperti che abbiamo, longobardi, sono dati dagli storici dell'architettura. Gli architetti storici hanno visto nella pieve di Santo Stefano di Rogno delle strutture tipicamente longobarde e quindi hanno datato questa chiesa che si trova a Rogno, quindi ormai al confine fra la provincia di Brescia e la provincia di Bergamo, Bassa Valle Camonica, all'epoca longobarda. Ma forse la traccia più forte che hanno lasciato i longobardi nelle nostre zone è sicuramente nella toponomastica. Chiunque si sia interessato un po' di toponomastica, ovvero di come si chiamano i posti, spesso sono esperti locali che si dilettano di dialetto per derivare poi le origini dei nomi dei posti, spesso si trovano dei termini longobardi come gazzo, che indica il terreno riservato, un terreno esclusivo di proprietà privata, che spesso poi è diventato anche un cognome molto diffuso, come Gazzoli, che si trova spesso in Valle Camonica e nella zona bresciana e bergamasca. La Valle Camonica si lega ai Longobardi perché è proprio un Longobardo il primo a citare la Valle Camonica nella storia. In epoca romana la Valle Camonica non è mai stata citata, non esistono iscrizioni che parlano, che dicano che la Valle Camonica si chiami così. Si parla di Res Publica Camunnorum, ovvero di Repubblica dei Camuni, ne abbiamo parlato nella precedente lezione, si parla di Civitas Camunnorum, ovvero l'insieme dei Camuni dotati di cittadinanza romana, ma non si parla mai di Valle Camonica. La prima citazione della Valle Camonica è del maggio del 774, che è poi l'anno in cui cadrà il regno longobardo, messa in un testamento di questo Taido, che a volte qualcuno è chiamato Taidone, da storici, altri storici chiamato anche Tardone, ovviamente c'è questo nome qua, che appunto doveva mettere nel testamento i suoi beni e cita tra i suoi beni alcuni terreni posti in Valle Camonica. In particolare appunto il suo testamento dice di alcuni territori fine Cavellas in suso per Valle Camonense, ovvero ai confini della Val Cavallina, Cavelles probabilmente, in suso in su per la Valle Camonese, e questa è la prima citazione della Valle Camonica nella storia. La seconda citazione arriva a distanza di poco, è fatta da Carlo Magno, e adesso ne parliamo, perché Carlo Magno è fortemente legato alla storia della Valle Camonica. Quando finisce il regno dei Longobardi? Finisce nel 774, quando appunto il Papa chiama Carlo Magno, che non era ancora Magno, era Carlo, re di Franchi, e gli chiede di venire in suo soccorso in Italia, invadendo appunto con le truppe franche, per combattere i Longobardi che stavano invadendo appunto i terreni dello Stato Papale.
Carlo arriva e sconfigge i Longobardi e i Sottomenti. I Longobardi, come erano diffusi in Italia, si trovavano in due zone. Nel nord Italia, poi c'era lo stato della Chiesa, il corridoio del Terra nel centro, che era di proprietà papale, e poi si erano espansi nel sud Italia. Nel 774 i Longobardi del nord Italia vengono sottomessi, e appunto il re Desiderio, che abbiamo visto prima, viene sconfitto da Carlo Magno. Carlo Magno diventa lui stesso re dei Longobardi. Prende appunto questo doppio titolo di re dei Franchi e dei Longobardi. Non è ancora imperatore, lo diventerà solamente nell'Ottocento, quindi alcuni anni. La cosa interessante di Carlo Magno è che, conquistati i terreni longobardi del nord Italia, li distribuisce sostanzialmente ai suoi fidati. In particolare li distribuisce a grossi ecclesiastici francesi. La Valle Camonica, ad esempio, viene donata ai monaci del monastero di Tours, in Francia. Se guardate questa mappina, qui abbiamo la Valle Camonica, qui abbiamo Pavia, che era la capitale del regno longobardo, Parigi, che non era la capitale francese, perché la capitale dell'impero era Aquisgrana, confine Germania, Tours si trova molto a sud e a ovest rispetto a Parigi. Quindi immaginate che il monastero di Tours, che è questo, la abbazia di Marmoutier, aveva come proprietà la Valle Camonica. Se oggi arrivare a Tours ci si vogliono diverse ore in macchina, potete immaginare quanto ci si voleva al tempo di Carlo Magno. Giorni e giorni di cammino. E questo, potete immaginare, arrivavano sì i versamenti in Valle Camonica a Tours, ma chissà con che ritardo arrivavano e con quanto riscuotevano le tasse che recuperavano dalla Valle Camonica questi monaci francesi. La donazione di Carlo Magno è molto interessante, perché non solo è la seconda citazione storica della Valle Camonica, ma ci definisce bene quali erano i confini della Valle Camonica. Donamus, iniziamo a fare un sanctum locum, illa valle, che no, non sto a leggerlo in latino, leggiamolo in italiano. Facciamo dono anche al ricordato luogo, cioè il monastero di Tours, della valle che è chiamata Camonica. Quindi non possiamo sbagliare, la valle è arrosta. Dove si estendeva questa Valle Camonica? Dal Salto Candino, e questo per gli storici è ancora un mistero, non si capisce bene dove fosse questo Salto Candino, fino alla Dalania. Dov'è la Dalania? La Dalania è l'antico nome di Dalegno, ovvero l'attuale Ponte di Legno e Temù messi assieme. Ponte di Legno e Temù erano un comune unico una volta, ci ha provato l'anno scorso e gli abitanti hanno votato di no, però anticamente lo era e si chiamava Dalegno tutto assieme, che poi è rimasto nel toponimo di Villa Dalegno, che mettiamo ancora questo nome, e che si è trasformato nel corso dei secoli in Ponte di Legno, ma che in verità era Ponte da Legno, da Dalegno da Launia, che era il nome antico. Quindi dona il terreno dal Salto Candino, probabilmente forse la corna 30 passi, zona di Pisoglie, fino alla Dalania, zona di Ponte di Legno, tutta la valle. Assieme ai monti e alle Alpi, dal confine del Trentino, ovviamente a parte alta la Val Camonica, fino ai territori bresciani e a quelli del circondario bergamasco. Questa donazione, per chi è venuto con me la scorsa volta a vedere Cividate Romana, ci conferma un'altra cosa. Anche nell'epoca di Carlo Magno, la Valle Camonica era un territorio a sé stante, divisa sia da Brescia che da Bergamo, perché qua appunto si dice che il confine della Valle Camonica arriva fino al territorio bresciano e bergamasco, quindi la Valle Camonica era al suo dire indipendente. Il passaggio di Carlo Magno è rimasto nella mentalità collettiva degli abitanti della Valle Camonica molto lungo. È stato anche stimolo di tutta una serie di leggende che si sono sviluppate qua in Valle Camonica in epoca successiva e hanno visto nel passaggio di Carlo Magno il passaggio di un personaggio molto importante, un personaggio portatore di una nuova religione, la religione cattolica, tanto che appunto sono nate tutta una serie di leggende che ci raccontano del suo passaggio in Valle Camonica, cosa che non è mai assolutamente accaduta. Carlo Magno non è mai passato in Valle Camonica. Sicuramente però è successo qualcosa tra il 300 e il 500, quando ci sono in Valle Camonica tutta una serie di scritti che scrivono questa leggenda. C'è un vero e proprio ciclo romanzesco del passaggio di Carlo Magno in Valle Camonica. E cosa racconta questo ciclo romanzesco di questi scritti? Che Carlo Magno, partendo da Bergamo, con un papa,
e sette vescovi, è risalito lungo la Val Cavallina, arrivando a Roma, e ha attraversato tutta la Valle Camonica, passando il Passo del Tollare, scendendo per la Valle Rendena fino a Carisolo, sottomettendo e sconfiggendo tutta una serie di potenti signorotti locali che non erano ancora cristiani, ma erano in gran parte pagani o giudei. Ora qui, chiunque di noi potrebbe dire che questa è una balla vera e propria, perché ovviamente in Europa, ma dubito anche in altre parti del mondo, non si sono mai avuti dei signorotti feudali giudei, cioè ebrei, perché ovviamente gli ebrei sono sempre stati marginalizzati nella storia d'Europa e non sono mai diventati nobili tanto da avere un proprio feudo. Questo era ovviamente uno scritto fatto in epoca successiva, probabilmente in funzione anti-ebraica. Sapete che gli ebrei sono sempre stati un po' il capro espiatorio di qualsiasi cosa, quindi era poco sparare sulla Croce Rossa, ogni tanto si buttava dentro anche solo per prendere di mira. La cosa interessante è che appunto, secondo questa leggenda, è Carlo Magno che porta il cattolicesimo e la vera religione in Valle Camonica. Calcolate che Carlo Magno, siamo nell'800 d.C. La religione cattolica, la religione cristiana, parte dallo zero avanti Cristo, potremmo dire, da quando nasce Gesù Cristo, sono morta nel 33. In verità, come sapete bene, ci è voluto molto prima che la religione cristiana si diffondesse in Europa. Se facciamo velocemente alcune tappe importanti, sappiamo che con Costantino nel 313 c'è l'editto di tolleranza. Nel 390 diventa la religione ufficiale dell'impero romano, abolendo i culti pagani antichi, ma in verità in Europa si trasmette con molta lentezza. Lo stesso fatto di chiamare pagani quelli che non sono di religione cristiana deriva dal fatto che il pagus, il villaggio, era spesso ancora legato a culti antichi quando la città era già cristiana. In verità il cristianesimo si è espanso con molta fatica al di fuori delle città. In certi posti è arrivato anche tardissimo rispetto ai nostri canoni. Se pensiamo che in Islanda è arrivato nell'anno 1000, quando appunto c'erano già i vichinghi, e si sono trovati tutti in un parlamento di fronte a una fonte, a una cascata, e hanno votato se rimanere pagani o diventare cristiani, e per alzata di mano hanno deciso di diventare cristiani, buttando poi tutte le vecchie divinità in questa fonte, oppure in Polonia, dove il cristianesimo è arrivato solamente nel 1300 con i cavalieri teutonici che in quel periodo conquistavano appunto la Polonia, la Lituania e tutte quelle zone lì. Quindi in verità il cristianesimo ha avuto una storia molto lunga qua in Europa. Pensate appunto che è arrivato in Polonia quando le crociate erano ormai finite da mo', quindi molto dopo. Ad ogni modo ci sono tante tradizioni che riguardano il passaggio di Carlo Magno in Valle Camonica. Questa è, diciamo, la principale, quella più attestata. Poi ci sono dei veri falsi storici, perché poi la gente ha fantasticato su queste cose. E nel XVIII secolo, nel 1700, c'è stato un prete molto furbo, un tale Biemi, che si è messo a scrivere una vera e propria storia, in latino, di un tale Duca Folcorino di Valle Camonica, inventandosela di Sarapianta, che non è mai esistito. Questo Duca Folcorino doveva essere un duca longobardo che era qua in Valle Camonica, come se la Valle Camonica fosse un ducato a sé stante, come c'era appunto il ducato di Brescia, di Bergamo, di Cividale, eccetera. Questo Duca Folcorino, che era qui in Valle Camonica, continuava a essere pagano. In verità, gli stessi Longobardi non erano propriamente pagani, erano cristiani, ma cristiani ariani, che era una particolare versione del cristianesimo. Beh, è un scritto totalmente inventato, che ormai è stato smascherato dagli storici che hanno analizzato a fondo, ma è interessante perché riporta un dettaglio molto curioso, che è quello appunto della descrizione di Edolo. Edolo è un paese dell'alta Valle Camonica, lo vedete qua in cima, che aveva nel suo stemma antico la rappresentazione di una colonna con in cima una divinità pagana. Il fatto che Edolo avesse questo antico stemma ha ovviamente facilitato la nascita di alcune leggende, tra cui quello del fatto che Edolo si chiamasse Edolo perché il suo nome derivasse da Idulo, ovvero idolo, l'idolo pagano pregato in un piccolo santuario, ancora in epoca longobarda, con questi pagani, che c'era Edolo. Poi quando sono arrivati i cristianizzatori franchi, questo santuario è stato demolito e distrutto. Quindi, veritamente, come la storia qui si intreccia veramente con la leggenda. E in Valle Camonica succedono anche cose strane, come ad esempio la leggenda di Fermo, Grisente e Cristina. Immagino che conosciate tutti, o almeno abbiate sentito parlare. Siamo nella zona di Borno, chi non ha mai sentito parlare di San Fermo?
è una cosa molto curiosa quella che è accaduta con questi tre santi, che sono legati tutti e tre alla leggenda di Carlo Magno. Secondo la leggenda, appunto, Fermo, Grisente e Cristina arrivano in Valle Camonica a seguito di Carlo Magno. Sono tre fratelli, secondo la leggenda. Dopo aver combattuto a seguito all'esercito di Carlo Magno, decidono, arrivati in Valle Camonica, di ritirarsi nel eremitaggio. Quindi abbiamo Fermo, che si dirige sui monti sopra Borno, Cristina sui monti sopra Lozio e Grisente che finisce sui monti sopra Isola. Qui parte la leggenda dei fuochi, magari qualcuno non ha mai sentito parlare. Per vedersi da lontano, i fratelli ovviamente non c'era il cellulare con cui chiamarsi, ma accendevano dei fuochi ogni notte. Ovviamente se uno accendeva il fuoco vuol dire che era in salute e stava bene. Quando il fuoco si spegneva vuol dire che stava male o era morto, ovviamente, no? E quindi cosa succedeva? Che Cristina dalla Val di Lozio accendeva il suo fuoco, Grisente dalla Monti di Esine accendeva il suo, ma ovviamente loro due non si vedevano perché in mezzo c'è uno sperone montuoso. E quindi cosa doveva succedere? Che Fermo da Borno doveva accenderne due, che indicava appunto che era uno il suo fuoco e l'altro, che però l'altro fratello era ancora in vita, di modo che indirettamente si notasse che uno dei due fratelli... faceva presente all'altro fratello che l'altro era ancora in vita. Era un sistema di triangolazione molto curioso. Fatto sta che ovviamente pian piano i fuochi si spengono, perché anche loro, questi eremiti, vanno a morire, e il sistema di fuochi è molto interessante perché poi è ancora la base della fiaccolata di San Fermo che si fa ancora tutti gli anni. La cosa curiosa di questa leggenda è che questi tre santi, che sono molto venerati in Valle Camonica, sostanzialmente non esistono nel martirologio della Chiesa Cattolica. Cioè ce li siamo inventati di sana pianta, probabilmente da tradizioni di culti precedenti, più antichi, pre-cristiani, li abbiamo più o meno adattati in una forma cristiana sfruttando il Carlo Magno che va sempre bene e abbiamo creato la leggenda di questa vita. Perché se andiamo a cercarci il San Fermo della Chiesa Cattolica, ha una storia completamente diversa. Questa immagine qui probabilmente alcuni di voi l'avrà vista su una casa affrescata a Borno. Dietro San Fermo chi c'è? C'è Rustico. Ora, nella leggenda di Fermo, Grisente e Cristina, Rustico manca. Perché? Perché Rustico è nella versione vera. Fermo e Rustico sono in verità un cavaliere e il suo scudiero, sostanzialmente. Alcuni dicono che sono originari dell'Africa, altri che sono di origine bergamasca, perché voi sapete che anche Bergamo è molto pregato, San Fermo, i colli di San Fermo, nella zona del lago Giseo, eccetera, eccetera, eccetera. Però sostanzialmente il San Fermo del martirologio cristiano è un martire che va a morire e viene seppellito a Verona, perché il suo corpo si trova a Verona e non ha nulla a che fare con quello che esiste a Borno, che tecnicamente è morto in alta quota, è rimasto seppellito là, un po' come San Grisente che è morto in alta quota e seppellito là. Tra l'altro, nella nostra leggenda, Fermo, Grisente e Cristina erano accuditi dagli animali selvatici che erano addomesticati grazie alla grazia divina e portavano da mangiare a questi santi che erano appunto in eremitaggio. Non so, c'era ad esempio l'orso che portava le pagnotte a San Grisente, così come l'aquila, mi sembra, che portava da mangiare a San Fermo, eccetera, eccetera. Un po' un animale domestico che fungeva un po' anche da servitore. Quindi molto curioso. Questo per quanto riguarda San Fermo. Per quanto riguarda Santa Cristina, probabilmente è molto simile alla nostra Santa Cristina, alla Santa Cristina di Bolsena, perché il periodo in cui sono festeggiate è sempre luglio, fine luglio, quindi più o meno quel periodo lì. Ma Grisente invece non ha nessun confronto nel martirologio cristiano, è proprio un'invenzione di sana pianta della nostra Valle Camonica. Questo appunto ci fa capire anche spesso come nascono i riti e come nascono i culti. Ecco, queste sono due immagini, questa è la Val d'Aglione, mi sembra, la zona di Lozio. Qua in cima c'è la chiesetta di Santa Cristina, vedete, in un luogo veramente di romitaggi in alta quota. Qua invece abbiamo la scena di vita di San Grisente che è dipinta all'interno di San Lorenzo di Verso Inferiore, che è una chiesa stupenda, piena di affreschi del fine 400. E qua si vede benissimo il nostro San Grisente, vestito in abiti da cavaliere con i guanti bianchi, perché ovviamente il guanto bianco indica proprio la cavalleria, la nobiltà dell'uomo, che poi diventa pian piano eremita, si mette a mungere le capre, questo qui è l'orso che appunto lo accudisce e gli porta da mangiare, e lui qua in un'orazione davanti alla sua chiesetta di San Grisente, che si trova ancora oggi in cima ai monti di Esine, sembra forse 2000 metri di quota, è un posto molto,
molto in alto, molto bello. Quindi tra l'altro è interessante questo personaggio che si chiama un lungo corno, da alcuni storici dell'arte, avvicinato all'olifante, che era il famoso corno che suonava urlando nella famosa battaglia di Roncisvalle, dove poi ci lasciò le penne. Oh, facciamo dei passi avanti. Abbiamo appunto parlato di Carlo Magno, quindi siamo prima dell'anno 1000. Documenti non sono tanti per quanto riguarda la Valle Camonica, soprattutto prima dell'anno 1000. Dopo l'anno 1000 c'è qualcosa di più, ma in verità gran parte dei documenti per quanto riguarda la storia antica della Valle Camonica partono dalla fine del 400 in avanti, quindi alla prossima puntata parleremo, molto fidandoci di documenti, molto a descrizioni antiche, cose che purtroppo mancano nel Medioevo e dobbiamo appunto agire per grandi linee. Quello che succede in Valle Camonica nei primi secoli dopo l'anno 1000 è sicuramente un rafforzamento del potere vescovile. Valle Camonica era sotto la diocesi del vescovo di Brescia. La Valtellina, si trova al di là dei monti più a nord, era sotto la diocesi prima del vescovo di Coira, in Svizzera, e successivamente diventa vescovo di Como, che è ancora oggi la stessa cosa. A est invece c'era il vescovo di Trento, al di là dei monti, a ovest invece il vescovo di Bergamo. Soprattutto durante i primi secoli dopo l'anno 1000 c'è un affidamento di poteri anche temporali ai vescovi, in modo che il vescovo non ha solo una funzione di curatore di anime, ma è un vero e proprio amministratore statale, quindi un vero politico. E infatti questo è il periodo in cui ci sono le lotte delle investiture fra l'imperatore e il papa, di cui non accenniamo neanche perché è un argomento veramente troppo vasto. Sicuramente per quanto riguarda la Valle Camonica è molto interessante il diploma del 1037 con cui l'imperatore Corrado II investe, cioè dona al vescovo di Brescia, tutti i terreni posti sulle sponde del fiume Oglio e del fiume Mello. La Valle Camonica ovviamente è fatta lungo il corso del fiume Oglio e quindi pertanto tutta la Valle Camonica viene affidata al vescovo di Brescia. Questo, diciamo, è un documento ufficiale di chi comandava in Valle Camonica. Questa che vedete, molto bello, non è un'immagine presa a caso, viene dalla Valle Camonica, non so se qualcuno di voi lo conosce, è la chiesa dell'antico monastero Cluniacense che si trova a Capo di Ponte. I Cluniacensi sono un ordine monastico che si sviluppa in Francia appunto quando c'è questa discussione della lotta di investiture, perché si cercava di tornare un po' all'origine, di tornare alla povertà iniziale della chiesa. Poi dopo solo 100 anni diventeranno così tanto ricchi anche loro che nasceranno i cistercensi, per ritornare un ordine monastico ancora più povero di quello che erano i cluniacensi e così via per due o tre volte. Però ovviamente c'erano i cluniacensi anche in Valle Camonica che vanno a fondare questo bellissimo monastero in cui rimane purtroppo solamente la chiesa, ma che vedete è un piccolo gioiellino di stile architettonico. Come si governava la Valle Camonica durante il Medioevo? Come esprimeva la sua forza, il suo potere di controllo il vescovo di Valle Camonica? Mandava dei suoi emissari nelle pievi. In Valle Camonica c'erano 4-5 pievi in base al periodo, perché le zone di bisogno a volte erano inserite in Valle Camonica, a volte ne erano escluse, in base al periodo cronologico. In modo le pievi principali erano appunto quella di Edolo, Celmo, che governava la media Valle Camonica, Civitate, cui sottostava anche Borno, ma poi si staccherà a un certo punto, Rogno, che abbiamo visto prima, e appunto Bisogne, che è l'ultimo un po' storico. Erano inizialmente appunto delle chiese cardine dove si trovavano i preti. Oggi abbiamo tutti presenti come funziona una parrocchia, no? Ogni comune ha la sua parrocchia, a volte ogni frazione ha una sua parrocchia, dove c'è un prete che cura le anime di quell'abitato. Prima del Concilio di Trento, prima della fine del Cinquecento, la situazione era molto diversa. Esistevano appunto le pievi. Il prete non era legato al territorio, ma di solito i preti si trovavano tutti assieme ad abitare in queste località. Poi, quando era il momento di dir messa, prendevano armi e bagagli, si spostavano nel paesino, dicevano messa, fatta la messa, prendevano appunto le decime e ritornavano alla pieve. Quindi, in verità, le comunità, anche sotto l'aspetto della cura delle anime, erano veramente abbandonate a loro stesse. C'era anche una poca cura delle anime sotto questo punto di vista. E sarà poi anche un motivo della riforma protestante, che sarà poi anche indirettamente il motivo per cui si arriverà al Concilio di Trento e quindi obbligare il prete a risiedere nei propri
nei propri paesi, di cui appunto tirava fuori le decime, perché poi il prete era mantenuto localmente, non è che c'era lo stato papale che dall'alto mandava lo stipendio mese per mese al prete, no, erano le comunità stesse che mantenevano l'ecclesiastico. Per quanto riguarda appunto le pievi, era anche un segno di indipendenza avere una pieve, quindi i paesi con le pievi erano i paesi più importanti della zona della Valle Camonica. Ovviamente appunto perché le pievi non erano solamente un aspetto religioso ma anche un aspetto amministrativo. Come vedremo poi sabato prossimo, le pievi diventeranno proprio un tipo di organizzazione distrettuale della Valle Camonica, come se fosse appunto una piccola area con un controllore amministrativo delegato specifico. Quindi la Valle Camonica era proprio divisa in quattro fasce amministrative, ognuna delle quali faceva capo ad un paese specifico. Cosa si faceva nelle pievi? Nelle pievi si andava a ricevere sacramenti particolari, ad esempio la cresima, il battesimo, non è che si poteva riceverli nel proprio paese, ma bisognava andare a fare dei riti particolari alla pieve. Il battesimo, che durante l'epoca medievale si riceveva da adulti e non da bambini appena nati, lo si riceveva una volta l'anno sotto Pasqua, e appunto ci si spostava alla pieve, si riceveva il battesimo, si diventava cristiani effettivi e si ritornava poi al proprio paese d'origine. Potete immaginare che quando si parla di paesi come Borno Cividati ci possiamo stare, quando si parla di paesi come Ponte di Legno e Edolo, dove ci sono 30-40 km di strada, il problema di andare a prendere messa ogni domenica diventava anche complesso. Questo ha fatto sì che sono nate successivamente delle pievi autonome in paesi distaccati a Valle Camonica. Le prime pievi che si distaccano, secondarie, sono appunto quelle dell'Alta Valle, quindi Condalegno verso l'anno 1000 e Vezzadonio, che richiedono appunto una fonte battesimale propria, di modo a poter battezzare perlomeno i loro bambini più vicino a casa. Un altro elemento importante che bisogna conoscere nella storia della Valle Camonica, altrimenti non si capisce come si sviluppa il nostro territorio, è quello della vicinia. Non so se avete mai sentito nominare questa parola. È una cosa che non si studia neanche a scuola, ma però per noi è essenziale. Essenziale nella nostra storia, perché la vicinia è una cosa tanto banale quanto essenziale appunto nell'antichità. La vicinia era l'antenato al comune. Prima dell'arrivo di Napoleone Bonaparte, le vicinie fungevano da comuni nelle nostre zone. È Napoleone Bonaparte nel 700, inizio 800, che crea i comuni come li intendiamo noi. Le vicinie erano l'antenato del comune, sostanzialmente. Funzionavano anche in maniera diversa. Oggi all'interno del comune, sapete, ci sono i cittadini residenti, giusto? Cittadini residenti che abitano in un comune possono votare per l'amministrazione comunale di quel paese. In base a uno dove risiede, può votare per quel paese. Anticamente non era così. Le vicinie, che fungevano da comuni, erano formate non da tutti gli abitanti residenti del paese, ma c'erano tra i residenti gli abitanti serie A e gli abitanti serie B. Chi erano gli abitanti serie A? Erano i cosiddetti originari, ovvero i membri di quelle famiglie che da sempre avevano abitato quel paese. Chi ha un po' di esperienza dei paesi della Valle Camonica sa che quando due comuni si trovano al di fuori della Valle Camonica, la prima cosa che fanno è: che cognome fai? In base al cognome riescono quasi a individuare da che paese origina. Ora, questo fatto non è indifferente, ci spiega appunto indirettamente queste vicinie. Le vicinie erano appunto l'insieme degli abitanti antichi originari, ovvero di quelle persone che avevano originariamente fondato il paese. Queste persone, finché rimanevano residenti in questo paese, mantenevano tutta una serie di diritti e di privilegi. Ad esempio avevano dei campi in comune, dei beni in comune, dei mulini in comune che potevano sfruttare proprio perché appartenevano a questi antichi originari. Se si trasferivano da un comune ad un altro, se passavano da Ossimo, andavano a Borno, perdevano tutti i privilegi, ma non li guadagnavano nel paese di destinazione. Questo faceva sì che si creavano sempre all'interno delle comunità cittadini serie A, che erano appunto quelli che avevano tutti i privilegi, perché non si erano mai spostati in quel paese, e i cittadini serie B, che erano invece gli immigrati, che emigravano da un paese all'altro. E spesso appunto bastava passare il confine comunale per diventare immigrati. Era una situazione abbastanza critica, perché se pensate che spesso queste persone che si spostavano da un paese all'altro erano dei commercianti e quindi dei possidenti molto potenti, molto ricchi, che però non potevano avere nessuna parola in merito ai paesi di destinazione. Perché? Per quale motivo?
perché il forestiero, era chiamato così quello che veniva da un altro paese non originario, non aveva potere di votare, ad esempio, per l'amministrazione comunale. Ma questo potere di voto non è che lo guadagnava dopo un tot di anni di residenza, non lo guadagnava mai, ma non lo guadagnavano nemmeno i suoi figli, nemmeno i suoi nipoti, così avanti nei secoli, perché ovviamente rimaneva tutto legato al cognome della famiglia d'origine. Quindi era completamente sconveniente cambiare paese per spostarsi, perché ovviamente si perdeva tutto quello che si aveva come diritto familiare, ma non si guadagnava niente cambiando comune. Questo in epoca medievale succedeva poche volte, perché ovviamente c'erano pochi passaggi da un paese all'altro, ma in epoca moderna, cioè dal 400 in avanti, quando con la Repubblica di Venezia ci saranno tanti commerci, questi problemi diventano seri, perché le persone, i commercianti, si spostano di paese in paese. E questo fa sì che spesso le persone più importanti, più ricche di un paese, che erano famiglie forestieri, non avevano alcun diritto di votare per il sindaco, che quel tempo si chiamava il console, e creava dei forti attriti fra la popolazione. La soluzione, pensate, si risolverà solamente nel 1764, quando Venezia imporrà che tutte queste famiglie forestiere vengano iscritte nelle liste degli antichi originari, ovviamente con tutte le opposizioni degli originari che non volevano assolutamente che queste famiglie venissero a toccare i loro beni. La condizione di poter essere iscritto nella lista degli originari era quella di avere 50 anni di residenza nel comune e aver pagato sempre tutte le tasse. Ora, io non so quanto è richiesto per diventare cittadino italiano oggi, ma sicuramente non sono 50 anni e non sono sicuramente il controllo di tutte le tasse, anche perché se andassimo a controllare i cittadini italiani che pagano tutte le tasse potremmo scoprire cose strane. Ogni modo, tra le più antiche vicinie accertate nella zona bresciana e sicuramente più antiche della Valle Camonica è la vicinia di Borgo, che appunto è citata attorno all'anno 1000. 1091, i vicini consortes dell'Oco de Burno sono i primi vicini citati in Valle Camonica. E la prossima volta spiegheremo appunto in che contesto sono citati, nel contesto della lotta per la conquista del Monte Negrino, una lotta cruentissima che sarà fatta per centinaia di anni tra i bornesi e gli abitanti di Val di Scalve, che porterà decine e decine di morti e che appunto sarà una lotta veramente molto forte che si farà qua in Valle Camonica e tra Val di Scalve. Ma sicuramente più interessante per noi, per quanto riguarda la storia della Valle Camonica, è sicuramente la lotta che c'era tra Brescia e Bergamo, comuni a quel tempo, siamo nel periodo dei comuni italiani, Brescia e Bergamo erano due tra i comuni più importanti del nord Italia, per la conquista delle sponde del fiume Oglio. Una lotta che si esprime in Valle Camonica per la questione dei castelli di Volpino. Volpino si trova nella zona della Bassa Valle Camonica, vicino all'Overe. C'erano tre paesi, Qualino, Volpino, Ceratello, che avevano delle fortificazioni. A un certo punto della storia, queste fortificazioni, che erano di proprietà del vescovo di Brescia, che erano state affidate a un tale Giovanni Brusati, questo Giovanni Brusati decide di partire per la Terra Santa, andare a fare le crociate. Siamo al periodo delle crociate. E quindi cosa fa? Vuole restituire tutti i suoi beni a chi li aveva affidati, perché ovviamente doveva partire e non poteva gestirli. Il fatto è che, giustamente, dando i beni, voleva che gli venisse dato in cambio qualcosa, perché non è che era un affitto che non era andato a scadenza, quindi ovviamente doveva ricevere un compenso. Questo compenso non viene dato dal comune di Brescia, che si rifiuta, inspiegabilmente, le fonti non spiegano il quale motivo, e allora questo Giovanni Brusati cosa fa? Va dal comune di Bergamo e gli fa la stessa offerta. Il comune di Bergamo accetta e a questo punto però si crea uno scandalo nel quale appunto beni del comune di Brescia finiscono in proprietà del comune di Bergamo, e questo crea l'inizio degli scontri, che sono un po' gli scontri che vediamo ancora oggi, se vogliamo ridurli al minimo comune denominatore, a quelli che vediamo quando c'è la partita di calcio fra Brescia e Bergamo. Ovviamente l'odio fra bresciani e bergamaschi non dico che ha origine per colpa della Valle Camonica, ma sicuramente noi ci abbiamo messo il nostro zampino. Ci sono vere e proprie guerre fra Brescia e Bergamo tra il 1100 e il 1200. Nel 1156 abbiamo la famosa battaglia di Palosco, delle Due More. Nel 1191 la battaglia della Malamorte. Entrambe le battaglie tra Brescia e Bergamo sono vinte da Brescia. È interessante per noi la battaglia del 1191 perché in quel combattimento sia anche la conversione di Santo Bizio. Santo Bizio magari qualcuno lo conosce, è il santo che si trova a Niardo. Noi in Valle Camonica siamo un posto foriero di santi, ne abbiamo veramente tantissimi. Santo Bizio era un combattente degli schieramenti bresciani
A un certo punto, durante il combattimento fra bresciani e bergamaschi, rimane sepolto sotto un ponte, probabilmente se la vede brutta, ha un'improvvisa conversione, abbandona le armi e diventa un eremita. Tra l'altro era sposato, aveva dei figli, lascia tutto per diventare appunto un eremita e diventa santo. Il suo corpo viene venerato come santo dopo morto, viene perfino trasferito a Brescia. Nel 1400 c'è perfino un miracolo attorno al suo corpo, si dice che la tomba cominciasse a trasudare acqua, si trovavano delle pozze d'acqua di sotto di questa tomba che era ritenuta santa, la gente andava e raccoglieva quest'acqua e se la portava a casa come se fosse acqua santa. E a un certo punto però il vescovo di Brescia decide che questa è una cosa troppo strana e allora bisogna far sparire il corpo di Santo Vizio, perché non era un culto, stava diventando un culto troppo eretico, e il corpo viene rispedito in Valle Camonica, tanto che oggi lo si ritrova ancora a Niano. Interessante, questa lotta per i castelli di Volpino si conclude solamente nel 1255, quindi se calcoliamo che era partita nel 1116 dura veramente un sacco di tempo. Nel 1255 però si stabilisce finalmente il confine fra Brescia e Bergamo, che è sostanzialmente il motivo per cui ancora oggi la Valle Camonica è in gran parte sotto Brescia e in piccola parte sotto Bergamo, perché tutti voi avrete notato che arrivando da Fabio Terme, passato da Fabio Terme il confine con Rogno, si passa a provincia di Brescia, a provincia di Bergamo, senza nessun motivo apparente, perché non c'è un grosso fiume, non c'è uno sperone roccioso, non c'è un motivo fisico per far cambiare questi confini provinciali, ma è effettivamente un confine politico che risale al 1200 e che è rimasto sostanzialmente immutato nel corso dei secoli. A dire la verità, il confine effettivo era a Volpino. Rogno è sempre stato un comune bresciano fino al 1859, quando per vari motivi, per varie vicissitudini, dall'inizio dell'Ottocento la Valle Camonica è stata integralmente donata, aggregata alla provincia di Bergamo, quindi era tutta bergamasca tra il 1815 e il 1859. Quando con l'arrivo del Regno d'Italia, con i Sabaudi nel 1859, sì, i comuni di Valle Camonica richiedono di ritornare sotto la provincia di Brescia, tutti ritornano sotto la provincia di Brescia, tranne Rogno, che decide di rimanere aggregato alla provincia di Bergamo. In verità Rogno è bergamasco da pochissimo tempo, circa 200 anni. Importantissimo per la storia della Valle Camonica è invece un altro personaggio famosissimo, che è Federico Barbarossa. Barbarossa nel 1164 dona alla Valle Camonica un privilegio. Un privilegio che concede alla Valle Camonica un'autonomia, che lo leggiamo bene qua, per cui nessun arcivescovo, nessun vescovo, nessun duca, nessun marchese, nessun conte, nessuna città, nessun comune, nessuna persona esiga o si arroghi alcuna potestà sulla loro terra, cioè milites e abitanti della Valle Camonica, o su loro stessi, se non la nostra sola maestà. Cioè nel 1164 Barbarossa, con questo diploma, dice che la Valle Camonica era separata da Brescia, da Bergamo, da chi si voglia altro, e l'unica persona che poteva permettersi di dare ordine alla Valle Camonica era la sola nostra maestà. Cioè la Valle Camonica diventava un feudo imperiale. Feudo imperiale a cui era concesso di eleggere dei propri consoli, che erano appunto eletti da una fantomatica comunità di Valle Camonica. Purtroppo non abbiamo documenti molto specifici per quell'epoca. Anzi, secondo alcuni storici, lo stesso documento di Federico Barbarossa è potenzialmente un falso storico. Questo perché? Beh, perché se conosciamo un po' di storia sappiamo che i comuni italiani solamente nel 1183, con la pace di Costanza, ottengono la facoltà di eleggere i propri consoli, usurpare le cosiddette regalie che erano di Federico Barbarossa. La Valle Camonica, con questo documento, lo avrebbe prima dei comuni italiani. E questo, diciamo, lo rende sospetto ad alcuni storici. I consoli della Valle Camonica cosa facevano? Non lo sappiamo, abbiamo solamente tre documenti che ci parlano di consoli di Valle Camonica. Erano probabilmente un tre o quattro, dai documenti che sono rimasti, e non avevano nessun potere decisionale, anzi di solito sono descritti come assistenti durante pacificazione. Cioè c'erano persone che avevano fatto dei litigi, di solito sono due comuni diversi, si trovano per fare una pace, per discutere trattative, partecipano anche i consoli di Valle Camonica in qualità di testimoni, un po' come se fossero degli arbitri super partes. Ovviamente, come dicevo prima, dopo il 1176
ovvero con la battaglia di Legnano, Barbarossa se la vede brutta, e quindi in verità tutti i privilegi concessi a Valcamonica cominciano a barcollare, ma nel 1183, solamente nel 1183, con la pace di Costanza, i comuni della Lega Lombarda hanno dei poteri di ambito amministrativo, politico e giudiziario che prima erano riservati solamente all'imperatore. La Valle Camonica era una valle sostanzialmente legata all'imperatore per il semplice motivo che Brescia era una città verso l'imperatore. La Valle Camonica, per mantenere la sua autonomia, la sua identità, si contrapponeva al suo nemico, al suo avversario più potente, che non era intanto la città di Brescia, che sempre nel corso della storia ha cercato di espandersi in Valle Camonica e sottomettere questo territorio. Per vari motivi, principalmente per il fatto che arrivare in Valle Camonica era molto difficile. Oggi si arriva semplicemente in Valle Camonica facendo la strada lungo il lago, attraversando diverse gallerie. Ovviamente un tempo le gallerie non c'erano. Come si arrivava in Valle Camonica un tempo? Si arrivava arrivando a Iseo, prendendo una barca e sbarcando a Pisonia. Questa era la via principale per entrare in Valle Camonica. Non c'erano vie transitabili lungo la costa talmente semplici da utilizzare che non comportassero passaggi di vari passi alpini, e quindi la via più veloce per arrivare in Valle Camonica era ovviamente quella di prendere la barca sul lago di Sano. Quali erano i centri principali della Valle Camonica in epoca medievale? Sappiamo che in epoca romana era sicuramente Cividate. Cividate Camuno aveva un anfiteatro, un teatro, quindi sicuramente in epoca romana doveva essere il centro principale della nostra valle. In epoca medievale questo baricentro si sposta verso sud, probabilmente a Montecchio. Perché a Montecchio? Montecchio è il paese, è una delle frazioni di Darfo Valio Terme, la riconoscete per questo bellissimo ponte del 1600. Sappiamo che Montecchio probabilmente era il capoluogo di Valle Camonica in epoca medievale, perché abbiamo appunto un privilegio fatto da Enrico III nel 1047, nel quale appunto si concedeva una forte libertà agli abitanti di Val di Scalve nel commercio del ferro, solamente se avessero consegnato ogni anno alla corte regia di Darfo un equivalente di circa 1000 libbre di ferro. Voleva dire, questo piccolo documento, che nel 1047 a Darfo c'era sicuramente un rappresentante imperiale, e quindi Darfo doveva essere uno snodo commerciale e politico di una certa rilevanza. Cosa confermata successivamente da un altro documento molto importante, che è l'accordo fra i signori di Montecchio, che abitavano in cima a questo dosso dove c'era un enorme castello una volta, oggi non è rimasto praticamente più nulla se non il basamento di una torre, e i vicini di Darfo, i vicini abbiamo detto prima che erano, ovvero gli abitanti originari del comune di Darfo, che si erano accordati per trovare appunto una pacificazione riguardo alcune isole che si erano create grazie all'esondazione dell'Oglio. L'Oglio era un fiume a regime torrentizio, spesso cambiava il suo corso, spesso esondava, nell'esondazione creava delle isole nel suo corso, e ovviamente essendo territori nuovi, territori nessuno, bisognava accordarsi perché poi ne doveva usufruire di queste isole. Questo accordo del 1200 appunto fra i signori di Montecchio, che probabilmente era una serie di famiglie, di consorterie che abitavano in cima a questo colle dove c'era una fortificazione, e i vicini che abitavano invece nell'abitato. Sono molto importanti questi signori perché fra questi signori si trova un tale Lanfranco dei Brusati, che è detto Caput Federicorum, ovvero capo dei Federici. I Federici, vedrete, sarà successivamente la famiglia nobile più importante della Valle Camonica. Quando parliamo di nobiltà, di persone, di famiglie importanti in Valle Camonica, il 90% intendiamo appunto la famiglia Federici. Tanto forti, tanto potenti da mettersi contro il comune di Brescia. Come dicevo prima, il comune di Brescia ha sempre tentato di espandersi in Valle Camonica, di mantenere il suo potere, mantenere la valle sotto controllo. Un po' come faceva con la Valtrompia, un po' come faceva con la Valsabbia. Ovviamente la Valle Camonica, diciamo prima, con questo tappo del lago di Iseo, sviluppava certe autonomie. Nel 1200, alla fine del 200, per punire questa Valle Camonica che continuava a svicolarsi un po' dai poteri del comune di Brescia e non pagare regolarmente le tasse, Brescia decide di punire i comuni in un modo abbastanza particolare. Accordandosi con Venezia, che aveva il monopolio del sale
nelle Alpi, sapete che il sale era un alimento fondamentale nell'antichità, oggi noi lo usiamo per condire insalata e lo reputiamo una merce di poco conto, però in verità il sale serve per tantissime cose, non solamente appunto per il condimento, ma in mancanza di frigorifero serve per conservare la carne, serve per gli animali altrimenti vanno a perdere il pelo, serve per veramente molte cose che noi oggi non ci rendiamo più nel conto. Beh, era quindi un alimento preziosissimo nelle Alpi, dove ovviamente il mare non c'era. C'erano dei giacimenti di sale nelle Alpi, pensiamo ad esempio a Salisburgo, però non erano ancora sfruttati in quel periodo e non erano diffusi sul resto dell'arco alpino. E sostanzialmente Venezia manteneva il monopolio della distribuzione di questo sale. Beh, cosa succede? Nel 1287, per punire gli inimicorum comunis Brixie, cioè i nemici del comune di Brescia che stavano in Valle Camonica, i bresciani decidono di bloccare il transito di del sale che veniva da Venezia e che saliva verso Valle Camonica. Quindi per punire questi ribelli si punisce l'intera popolazione di Valle Camonica facendo un embargo di questo bene che abbiamo detto era un bene molto prezioso. Qual è la risposta della Valle Camonica? La Valle Camonica si ribella, si solleva, molti paesi della Valle Camonica si sollevano in massa contro appunto il comune di Brescia, c'era una grande ribellione guidata appunto dalle famiglie Federici e Celeri, Celeri si trovavano nella zona di Dovere come origine, che si scagliano contro la cittadina guelfa, cioè bresciana, filo bresciana, più importante della Valle Camonica, che era appunto Pisonia. Questa è un'antica ricostruzione di Pisonia, non so se qualcuno c'è mai stato ultimamente, oggi non ci somiglia più per nulla, però vedete che era attorniata da un canale di difesa con un sistema di muratura molto interessante, era quindi una cittadina fortificata, era diciamo la testa di ponte di Brescia in Valle Camonica, perché abbiamo detto che quando si voleva arrivare in Valle Camonica si prendeva la barchetta Iseo e si sbarcava a Pisonia. Pisonia era quindi diciamo una propaggine bresciana, un'enclave bresciana molto forte qui in Valle Camonica. E per punire appunto i bresciani, cosa pensano di fare i comuni ribelli? Assaltare la cittadina più bresciana della Valle Camonica. Quindi l'assaltano, danno fuoco e fiamme a Pisonia, i guelfi bresciani fuggono da Pisonia verso Iseo, si rintanano nel castello di Iseo, i comuni li inseguono, danno fuoco e fiamme anche al castello di Iseo. Ovviamente potete immaginare che questa ribellione camuna non ha convinto i bresciani a smettere di prendersela con i comuni. Ma anzi, nel 1288 vi è il famoso bando contro i ribelli della Valle Camonica. È un bando talmente importante che viene scritto negli statuti di Brescia, un po' come se fosse, non so, una legge provinciale della provincia di Brescia. Si scrive appunto questo bando, nel quale si chiede a tutti gli alleati del comune di Brescia di salire in Valle Camonica e riprendersi e ridurre all'obbedienza tutti quelli che si erano ribellati. Lo leggiamo molto bene. Il Consiglio Generale richiede di recuperare le terre, i luoghi, le persone di tutta la Valle Camonica e quelle contrade e ridurle all'obbedienza e al mandato del Comune di Brescia. Quindi la Valle Camonica si è ribellata in massa a questa azione di blocco del sale e i bresciani l'attaccano in forza. Chi guidava questa ribellione? Lo sappiamo molto bene dal bando dei bresciani perché ci elencano proprio delle taglie sulla testa di questi capi ribelli comuni. Sappiamo che i capi erano appunto Federici, per cui Facchino, Calcagno e Martino erano soprannomi, Facchino e Calcagno, i soprannomi dei loro nomi sono leggermente diversi. La loro taglia è vivi 500 lire imperiali, morti 300 lire, quindi è proprio vivi o morti come il Far West, no? Pensate che siamo nel Medioevo, pensate quanto deve essere stata pesante questa ribellione dei comuni agli occhi del comune di Brescia. Anche solo l'arditezza, l'ardire dei comuni a opporsi contro uno dei comuni più importanti del Nord Italia, uno di quei comuni che aveva sconfitto il Barbarossa e la Valle Camonica gli si è messa contro. Pensate quanto deve essere lo smacco che dobbiamo percepire i bresciani con questa ribellione. Chiede oltretutto, danno i bresciani oltretutto una serie di ricompense per chiunque catturi e consegni dei fortilizi, alcuni forti che probabilmente erano i luoghi strategici della valle, che erano i covi di questi ribelli camuni. E li vediamo qua, i forti di Montecchio, l'abbiamo visto prima, che era il castello più grande della Valle Camonica, per la cattura di quel forte c'erano 1000 lire imperiali come ricompensa. Per Gorzone, che è un paesino posto tra la Valle Camonica e la Val di Scalve, 500 lire imperiali. Per Cimbergo, dove c'è ancora oggi la Rocca,
queste 200 libere per Venze da Legno, quindi l'alta valle camonica, solamente 100 libri imperiali. Però, come vedete, a questa mappa si capisce molto bene l'entità della ribellione. Se guardate, io diviso, leggendo questo documento, si capisce molto bene da dove erano originari i nomi dei ribelli di Valle Camonica. Vedete, sono i Buzzini Rossi, in gran parte nella zona della Media Valle, zona di Esine, Borno, Malegno, Ossimo, eccoli qua, concentrati, ma ce n'erano anche in Alta Valle Camonica. I fortilizi, cioè i fortini, le rocche avverse al comune di Brescia, le trovate che partono da Gorzone qua, ma le trovate che arrivano fino a Ponte di Legno qua in cima. E poi terre ribelli, quindi interi comuni che si erano ribellati, come esempio Gorzone, Esine e Breno, che si erano ribellati in massa, e per cui Brescia non chiede solamente la cattura, ma anche di saccheggiare e bruciare le terre, quindi ridurre veramente il terreno a essere infruttuoso. Questo è quello che succede nel 1288, quindi inizia una forte lotta di riconquista della Valle Camonica. Cosa succede? Beh, sostanzialmente dopo 4 anni di lotta fra Valle Camonica e Brescia non si arriva a una soluzione. La Valle Camonica, dicevamo prima, è un territorio molto particolare, distante da Brescia, aveva una sua conformazione geografica molto particolare che faceva sì che fosse difficile mantenerla in controllo, quindi ogni volta che i bresciani arrivavano, sbarcavano a Pisogna e riconquistavano i fortilizi, bene, ogni volta che però si ritiravano da questi fortilizi, i comuni riprendevano possesso di questi fortilizi e quindi la situazione non si pacificava, non si arrivava a una soluzione stabile e duratura. E questo ha fatto sì che l'unica soluzione obiettiva di questa guerra fosse trovare un accordo in cui entrambe le parti dovevano cedere su qualcosa. Questo accordo viene fatto nel 1291, la famosa transizione fra la magnifica città di Brescia, così amava chiamarsi, e la spettabile Valle Camonica, erano proprio i titoli, magnifica e spettabile. Si trovano rappresentanti bresciani e rappresentanti camuni che discutono su come accordarsi per una pace. Come arbitro, cioè come persona super partes pacificatore, chiamano Matteo Visconti, che a quel tempo era un uomo famosissimo, non so, come se oggi tra palestinesi e israeliani chiamassero Obama, il concetto era simile, nel senso noi pensiamo a Milano e lo pensiamo qui a 3 ore di macchina, Milano era un altro stato, era un altro territorio, quindi dobbiamo immaginarci un personaggio da un altro stato che viene tra Brescia e la Valle Camonica a trovare un accordo. Beh, e che cosa dice questo accordo? Per la Valle Camonica si ha innanzitutto il reintegro nei diritti e nei privilegi per i capi ribelli. Cioè, ovviamente, la prima cosa che hanno fatto quando i Federici e i Celleri hanno guidato la rivolta, i bresciani hanno tolto loro tutti i diritti e tutti i privilegi che potevano avere come famiglie nobili. Per i Federici, oltretutto, c'è un risarcimento di ben 2300 libbre imperiali per gli anni di lotta e i danni che i bresciani hanno inflitto al castello di Gorzone. Con questi soldi poi i Federici ricostruiranno il castello di Gorzone. Oltretutto l'esenzione per la Valle Camonica da tutte le tasse, quindi una flat tax praticamente su qualsiasi cosa, tranne quelle sul sale e sul ferro. Lì i bresciani mantengono ancora il monopolio di tassazione. Ma soprattutto l'accesso dei nobili comuni al Consiglio di Brescia. Questa è una cosa che i comuni non sfrutteranno in epoca medievale, ma che richiederanno in epoca moderna, perché ovviamente in epoca medievale puntano tutto sull'autonomia. In epoca moderna, quando poi saranno assemblati alla provincia di Brescia, allora cercheranno di entrare nel Consiglio dei Nobili di Brescia per avere appunto anche un forte potere politico. Brescia, dal canto suo, cos'ha? Qui ha fatto le concessioni a Valle Camonica. Brescia ottiene il controllo del castello di Montecchio, che sarà dato a Brescia solamente a partire dal 1297, dopo alcuni anni di controllo milanese che dovrà garantire appunto una neutralità e una non invasione bresciana della Valle Camonica, ma soprattutto Brescia avrà il diritto di nominare il podestà di Valle Camonica. Quindi in verità Brescia si arroga un forte diritto di nominare, diciamo, il presidente della Valle Camonica. Il podestà è, diciamo, una carica politica molto importante in epoca antica, è, diciamo, il massimo giudice, il massimo magistrato
di una comunità, era quello a cui ci si riferiva per avere appunto delle espressioni giuridiche nel quale appunto quando si andava per vie tribunali o ci si doveva appellare alla giustizia ci si riferiva al podestà. Questo è un periodo molto importante per un altro personaggio della zona bresciana, che è il famoso vescovo Berardo Maggi. È il vescovo forse più potente che ha avuto Brescia nella sua storia. È un vescovo che a un certo punto sarà chiamato perfino principe della città, perché riuscirà a pacificare due delle correnti politiche, le due correnti politiche più faziose della città, che sono appunto i Guelfi e i Ghibellini. Se ci ricordiamo un po' le fazioni di epoca medievale, dai tempi della scuola, sappiamo che i Ghibellini erano sostanzialmente gli alleati dell'imperatore e i Guelfi erano sostanzialmente gli alleati del Papa. Brescia era principalmente una città guelfa, quindi anti-imperiale, ovviamente lo dicevamo prima, faceva parte dei comuni della Lega Lombarda e quindi non stava dalla parte ghibellina di sicuro. È interessante perché questo vescovo a un certo punto della sua vita decide di assumere dei titoli, il titolo di Duca di Valle Camonica, di Marchese della Riviera di Salò e di Conte di Bagnolo. Ora pensate, la cosa curiosa, questi titoli che il vescovo si dà nel 1200, i vescovi di Brescia hanno continuato ad averli, tanto che Giacinto XIII, che è stato vescovo tra gli anni 30 e gli anni 60, continuava ancora a chiamarsi Duca Marchese Conte, come si chiamava nel Medioevo, e sono 50 anni fa. Pensate la curiosità appunto di certe tradizioni come vengono poi mantenute. Il potere di questo vescovo era talmente forte nella zona bresciana che si estendeva anche nel diritto civile. In Valle Camonica notiamo i documenti che nella parte alta della Valle Camonica spesso i suoi poteri erano un po' presi sotto gamba, anzi ci sono delle ribellioni e degli oltraggi anche aperti a questo vescovo. Ma nella parte bassa della Valle Camonica, nella zona Pisoni, che abbiamo detto essere la zona più bresciana della Valle Camonica, il suo potere era quasi assoluto. Lui poteva sospendere homines, ovvero impiccare uomini, eruendo oculos, cavare gli occhi, fustigare e imberlinare e incarcerare e anche pene che lui gli piacessero poteva affliggere. Quindi aveva dei diritti anche molto espliciti. La Valle Camonica appunto, vi ha detto, a questi forti contrasti col comune di Brescia, nel 1311 riesce a fare un colpo di mano molto forte. È il periodo, l'anno in cui passa nel nord Italia Enrico VII, imperatore del Sacro Romano Impero, formalmente tutto il nord Italia era ancora territorio imperiale. Un rappresentante della Valle Camonica, tale Corradino di Edolo, si presenta alla corte dell'imperatore che stava transitando in queste zone, gli presenta una copia del vecchio documento del 1164 fatto a Federico Barbarossa e gli chiede di riconfermarlo. Se vi ricordate, era quel documento che diceva che la Valle Camonica doveva avere l'autonomia pressoché completa, che non doveva sottostare nessuna città, nessun duca, nessun marchese, e quindi sostanzialmente se l'imperatore avesse confermato il diploma di Barbarossa, il podestà bresciano sarebbe decaduto nella sua potenza. L'imperatore riconferma quel documento. Quindi nel 1311 la Valle Camonica riguadagna la sua autonomia come ai tempi del Barbarossa. Oltretutto Enrico VII si accanisce in particolar modo contro Brescia, che rifacendosi alla Lega Lombarda si oppone a lui e anzi gli chiude le porte in faccia. Enrico VII pone l'assedio alla città di Brescia e la conquista e la distrugge, abbatte le porte e le spedisce, mi sembra, o a Roma o in Germania, a Roma perfino, distrugge la porta della città e abbatte tutte le torri della città di Brescia. Brescia era una delle città più grandi del nord Italia. Infatti raccontano gli storici che quando l'imperatore Enrico VII abbatte il muro di Brescia e entra in città per saccheggiarla, annuncia quasi disperato: mi avete tratto in inganno, questa non è una città, questo è un regno tanto che grande, tanto che potente. Però ecco, appunto, Brescia subirà un forte e duro colpo nel 1311 dopo l'assedio di Enrico VII. E questa è appunto una scena della decapitazione di Tebaldo Brusato, che è questo eroe, una specie di Braveheart bresciano che difende la città fino all'ultimo e alla fine viene squartato e diviso in pezzettini, i suoi pezzi di corpi vengono mandati lungo tutto l'impero e ovviamente gli imperatori tedeschi se ne vantano di questa cosa, un po' come appunto fa Edoardo I con il corpo di William Wallace, vantandosi di aver appunto eliminato questi livelli. Questo è il diploma originale
di Enrico VII che concede l'autonomia in Valle Camonica. Questo esiste, è un documento effettivo, mentre il diploma di Federico Barbarossa non esiste più. Quello di Enrico VII ce l'abbiamo e si trova a Breno. Tra l'altro, vedete come è fatto, inizia con Enrico, però in verità questa parte centrale non fa altro che riproporre il diploma di Federico Barbarossa. Infatti vedete qui c'è la firma di Federico Barbarossa e sotto c'è la firma di Enrico VII che riconferma il diploma del Barbarossa. È un periodo quindi per la Valle Camonica di forte autonomia, non deve più dipendere da nessuno dall'alto se non dall'imperatore, si rieleggono probabilmente i propri consoli. In Valle Camonica inizio del 300 si parla di statuti. A partire dal 1324 si citano chiaramente gli statuti, ovvero in Valle Camonica c'è una legge della Valle Camonica che è diversa dalla legge di Brescia, che è diversa dalla legge di Bergamo. Questi statuti saranno poi formalizzati in epoca antica. In questo periodo, peraltro, cambia nuovamente il capoluogo di Valle Camonica, che da Montecchio si sposta a Breno. Breno che poi rimarrà il capoluogo di Valle Camonica ai giorni nostri, tanto che ancora oggi la comunità montana e gli uffici centrali della Valle Camonica si trovano ancora tutti nella zona di Breno. Appunto nel 1324 si citano chiaramente gli statuti di Valle Camonica, che sono appunto diversi da quelli di Brescia. Nel 1330 un altro imperatore passa nel nord Italia e i Camuni gli fanno riconfermare nuovamente l'autonomia. Quindi possiamo dire che all'inizio del 300 la Valle Camonica era un territorio nuovamente autonomo rispetto a Brescia. È un periodo sostanzialmente in cui l'unico referente dell'imperatore sono gli Scaligeri. Gli Scaligeri di Verona, che sono nominati vicari imperiali, cioè sostituti dell'imperatore quando l'imperatore non è in Italia, sono diciamo quelli che governano il nord Italia. Ovviamente sono dei padroni graditi in Valle Camonica, perché gli Scaligeri in Valle Camonica non si sono mai fatti vedere. E più un padrone lontano, più tranquillo stai a casa tua. Ovviamente ti tieni le tasse, fai quello che vuoi, e i potenti sguazzano in questa mancanza di potere e di controllo. Sono talmente ben voluti questi Scaligeri che presso il castello di Gorzone, che era stato ricostruito grazie a quei soldi dati da Brescia che abbiamo visto prima, perché è stato distrutto durante le guerre del 1288, che viene ricostruito, nel portale d'accesso al castello di Gorzone troviamo non solo lo stemma della famiglia Federici, che ha lo scudo a scacchi, non solo lo stemma della Quina imperiale coronata, ma anche uno stemma della Scala. Abbiamo due stemmi della Scala a Gorzone e uno stemma della Scala a Iseo, ecco il prossimo più vicino, che ovviamente sono fatti in un periodo in cui gli Scaligeri sono vicari imperiali e devono essere ringraziati per ovviamente non infilarsi troppo negli affari periferici delle nostre zone. Quando arrivano i Visconti, i Milanesi, qui in Valle Camonica? Nel 1337 più o meno i Visconti si espandono verso est, gli Scaligeri hanno un attimo, si ritraggono verso Verona, verranno poi conquistati definitivamente nel corso del 300, Verona stessa diventerà territorio dei Milanesi, ma nel 1337 appunto i Visconti conquistano Brescia a Mastino della Scala. È un periodo questo molto cruento per quanto riguarda le lotte interne, diventa molto faziosa la Valle Camonica, i famosi chiaramente Guelfi e Ghibellini danno il meglio di sé nel contrastarsi l'un l'altro. Spesso appunto non si discute neanche più, io sto dalla parte dell'imperatore, io sto dalla parte del Papa. In verità si inguelfi i Ghibellini semplicemente perché uno è contrario dell'altro, e quindi era solamente uno scopo ideologico per farsi guerra. Nel 1360, ad esempio, erano un po' Visconti. Visconti era sostanzialmente una famiglia ghibellina, erano legati fortemente all'impero, dà ordine di sterminare tutti i guelfi delle zone bergamasche e bresciane. Questo dà il via a tutta una serie di lotte intestine tra le famiglie e i vari comuni delle nostre aree. Ci sono scene veramente cruente, c'è una curiosa cronaca che è scritta alla fine del 300, inizio del 400, da un tale Castello Castelli, che parla appunto di queste guerre fra guelfi e ghibellini. E tra i tanti racconti che riporta, citando in particolar modo tutte le nostre aree bresciane e bergamasche, parla di questo povero guelfo che era stato preso dai ghibellini, era stato decapitato, era un guelfo della zona della Bergamasca, ci troviamo più o meno nella zona di Almedo San Salvatore, e sul Brembo
si erano spostati da un lato e dall'altro due schiere di ghibellini e si lanciavano a testa di questo povero guelfo da un lato all'altro giocandosela in questo modo. In verità c'erano veramente degli scontri molto cruenti. In Valle Camonica abbiamo dei reperti, dei ricordi di questo passaggio dei Visconti. E abbiamo esempio qua, non so se riuscite a vedere questo serpentello dipinto. Questo è lo stemma di Visconti, questo viene dal Broletto di Brescia. Questo si trova a Plemo di Esine, su una casa, proprio lungo la strada. Purtroppo sta andando perduto, ma sicuramente è una pittura del 300, perché nessuno sarebbe mai rischiato a pitturare uno stemma Visconti durante l'epoca veneziana. Quest'altro invece è un altro, qua, sinuosissimo serpente coronato, messo di lato, inclinato, e si trova murato in una casa in Alta Valle Camonica. Quali erano le famiglie importanti della Valle Camonica e qual era il loro partito politico? Beh, per quanto riguarda i ghibellini, che abbiamo detto essere gli autonomisti della Valle Camonica, quelli legati al partito imperiale e quindi ovviamente quelli legati a Milano, troviamo sicuramente i Federici. I Federici sono la famiglia principale della Valle Camonica. Questo è il loro stemma. Il loro stemma, in verità i Federici hanno due stemmi diversi. Uno con l'aquila e uno senza aquila. Quello più antico è quello senza aquila. L'aquila vi spiegherò fra un attimo come è arrivato. Altre famiglie importanti sono i Celeri che stavano nella zona di Lovere, nella zona del Sabino, e poi c'erano i Beccagutti di Esine. Questo è lo stemma famiglia Beccagutti, che è ancora oggi lo stemma del comune di Esine. Lo stemma della famiglia Federici invece è diventato lo stemma del comune di Sonico. Pensate un po' che curiosità queste dinamiche poi familiari. Stavano sostanzialmente, la Valle Camonica era come divisa in tre fasce, alta, media e bassa Valle Camonica. I ghibellini stavano in alta Valle Camonica e in bassa Valle Camonica. La parte centrale della Valle Camonica era occupata invece da tutta una serie di famiglie guelfo. Questi guelfi erano filovescovili, filobresciani ovviamente, quindi più legati a Brescia e meno a Milano, ed erano filoveneti quando cominceranno ad arrivare i veneziani all'inizio del 400. Le famiglie principali fra i guelfi erano appunto i nobili, che stavano nella zona di Nozio, più vicino, dove avevano un loro castello ed era la famiglia probabilmente più agguerrita del campo guelfo. Poi c'erano i Ronchi, che invece erano situati nella zona di Breno, con nomi che peraltro ci sono ancora oggi, i Ronchi, e i Griffi nella zona di Losine, Gnarno, Braone, dove avevano tante case. Quindi proprio una fascia centrale della Valle Camonica che impediva ai ghibellini di avere il completo controllo dell'intera valle. Gli stessi comuni, non solo le famiglie, avevano dei colori specifici. E qua vi ho messo i colori che si possono dedurre da una grande pacificazione che c'è stata nel 1397 presso il ponte della Minerva a Breno, il ponte di Manerva, come ho chiamato a volte, dove appunto si erano trovati i guelfi ghibellini per trovare un accordo, perché erano talmente tanti anni che si combattevano tra di loro che bisognava trovare una pace. Quindi si trovano nel 1397, 31 dicembre, alcuni dicono fino alla data, e da un lato i ghibellini, dall'altro i guelfi, si trovano nel centro, si danno la mano, si promettono di non farsi più guerra, si promettono di restituire tutti i maltolti e tutto quello che si era saccheggiati, e per almeno qualche anno non si fa più guerra effettivamente. In questa pace sono elencati i rappresentanti, perché abbiamo il documento riportato da uno storico del 600, rappresentanti comune per comune, nome e cognome, tutti i rappresentanti della valle che partecipano. E vediamo se era schierato dal campo ghibellino o dal campo guelfo. Beh, se guardiamo i pallini rossi che indicano i comuni ghibellini della Valle Camonica, notiamo subito che la nostra è una valle prevalentemente ghibellina. Infatti vedete dall'alto, verso da Pontireno, fino a quasi Bisogna era escluso, non era Valle Camonica tecnicamente, perché era appunto la testa di ponte in Brescia, fino ad Artoni, questo è l'ultimo, era tutta una vallata a gran parte ghibellina. I guelfi li vedete molto bene, situati nella parte centrale della valle. Borno, ad esempio, era un comune guelfo. Ossimo era un comune ghibellino. Nozio, vedete qua, guelfo. Qui abbiamo Losine, abbiamo Gnardo, abbiamo Braone, abbiamo Ceto. Ceto, ad esempio, è molto curioso questo, Ceto era un comune guelfo. Nadro, che è la frazione di Ceto, un comune ghibellino. Quindi spesso anche nello stesso comune c'erano due colori diversi. Cimbergo, che era guelfo, Grevo, oggi c'è Lego al contrario,
era guelfo, poi ci sono quelli arancioni che erano paesi che mandano rappresentanti sia per i guelfi che per i ghibellini. Probabilmente non si sono trovati d'accordo o avevano una strategia politica per mantenere due piedi in due scarpe. Un evento molto importante che accade all'inizio del 400 è l'eccidio dei nobili di Lozio, ovvero la famiglia dei nobili che abbiamo visto prima, che era situata a Lozio nel suo castello, viene completamente sterminata da una, dalla più importante appunto famiglia ghibellina della Valle Monica, dai Federici. Cosa accade? Beh, abbiamo una leggenda antica, una leggenda che è raccontata da padre Gregorio nel 1698, che è il primo grande storico di Valle Camonica, e ci dice essere attestata da Pietro Bogadro. Chi è Pietro Bogadro? Beh, è l'equivalente del nostro Garibaldi. Quando Venezia conquista la provincia di Brescia, c'è diciamo un rappresentante nobile, questo Pietro Bogadro, che gli consegna chiavi in mano la città di Brescia. È il Pietro Bogadro, quindi diciamo era un personaggio celebre a quel tempo, un po' come per noi è celebre Garibaldi, dobbiamo più o meno prenderla con lo stesso peso. Quindi diciamo, una, possiamo dire, è una leggenda confermata a Garibaldi, uno dice mi fido perché è una persona comunque famosa e importante. Cosa è successo? Nel 1409, dato che questi nobili di Lozio continuavano a fare delle incursioni nei territori ghibellini, portavano via bestiame, saccheggiavano, davano fuoco alle case, e ogni volta fatti questi saccheggi si ritiravano nella loro rocca in Val di Lozio, che è questo castello qua. Non so se siete mai stati a visitare il castello di Lozio. Dopo 20 minuti di salita così arrivate su questo piccolo pianoro riparatissimo, imprendibile ovviamente, perché guardate che muraglioni aveva all'ingresso, immaginatelo quando era munita di mura, in un posto dove se tu entri in Val di Lozio ti vedono tre ore prima che arrivi al castello, quindi veramente un nido dell'Aquila imprendibile. Più volte era stata attaccata questa rocca, ogni volta che i nobili si sentivano minacciati salivano dall'abitato di Villa di Lozio alla loro rocca, si chiudevano dentro e da lì non li snidava più nessuno. Cosa succede? Nel 1409, dato che questa rocca era imprendibile per assalto frontale, i ghibellini si inventano una azione secondaria, ovvero risalgono la Valle di Lozio dall'altro versante, dal monte opposto, e scendono dall'alto. Si dice che era la notte del 25 dicembre del 1409, quindi danno un'altra data, qualche anno posteriore. È importante raccontare che era il 25 dicembre, quindi un periodo formalmente in cui non si combatteva, perché di solito la stagione di lotta partiva da marzo, appunto, il mese della guerra, da avanti fino a ottobre, poi d'inverno si faceva pausa e si riprendeva l'anno dopo, perché era un po' uno sport, no? Come campionato. Quindi era un periodo in cui non si combatteva, era la notte di Natale, quindi una festività molto grande, i nobili di Lozio sicuramente non si aspettavano di essere attaccati, ma nel caso sentinelle ovunque per dare l'allarme e scappare su dalla loro rocca. Cosa accade? I nobili di Lozio sono nel paese di Villa a mangiare, i ghibellini risalgono la montagna sulla costa opposta, scendono dall'alto, quindi non vengono visti dalle sentinelle che stanno osservando la vallata, ma scendono alle spalle. Nello scendere dai monti deviano un torrente d'acqua, questo torrente d'acqua si diffonde per le strade del paese di Villa di Lozio, col freddo della notte, essendo il 25 dicembre, l'acqua si gela e quindi rende impossibile sostanzialmente la fuga verso l'alto dei nobili. A questo punto attaccano i nobili e li sterminano completamente. Questo è quello che ci racconta la leggenda, ovviamente. Tutti noi possiamo stare qui a discutere se è una leggenda vera, una leggenda falsa, perché i nobili non potevano fuggire sul ghiaccio mentre i Federici potevano sterminare sul ghiaccio, eccetera, eccetera, eccetera. Però, ovviamente, il dato storico ci dice che a partire da quell'anno non si parla più di nobili in Valle Camonica, quindi qualcosa gli è successo di brutto, e i Federici diventano improvvisamente possessori del castello dei nobili di Lozio. Quindi i Federici c'entrano qualcosa e i nobili fanno una brutta fine. Vedremo poi, alla prossima puntata, come in verità di nobili se ne salvano due da questa terribile notte, due giovani che probabilmente erano a studiare a Bergamo e quindi si trovano fuori dalla Valle Camonica, e che quando arriverà la Repubblica di San Marco nel 1428 restituirà il castello dei nobili a questi due poveri scampati che erano rimasti sostanzialmente senza case, senza possedimenti, perché i Federici gli avevano occupato il castello. I Federici, l'ultima cosa che vi racconto,
a un certo punto della storia cambiano lo stemma, l'abbiamo accennato prima. Cosa succede ai Federici? Beh, ottengono un titolo comitale, diventano conti. Ma conti di che cosa? Conti dell'Alta Valle Camonica. Conti di Edolo e d'Alegno, cioè della parte alta della Valle Camonica, da Edolo, Ponte di Legno. Per quale motivo? Ci sono varie teorie. Alcuni dicono proprio perché avevano sterminato i nobili di Lozio, che erano i più rompiscatole guelfi della Valle Camonica, i Visconti li ricompensano con questo titolo. Altri dicono che è una evoluzione naturale, del fatto che a partire dal 1300 i Federici si trasferiscono, un ramo dei Federici si trasferisce in Alta Valle Camonica e comincia a comprare terreni. Non c'è mai una vendita, ci sono tutta una serie di documenti solamente di acquisto. E quindi alla fine hanno una signoria fondiaria estesissima in Alta Valle Camonica e quindi il titolo di conti è solamente un riconoscimento formale di un potere effettivo che già avevano. Ma è un riconoscimento formale molto forte, perché a loro viene concesso il mero e misto imperio, che è il termine in latino con cui si dice diritto di vita o di morte su un territorio. E quindi i Federici in Alta Valle Camonica facevano tribunale senza dover rendere conto a nessuno. E quindi era veramente una famiglia potentissima. In questo documento, che concede il titolo di conti e mero misto imperio a Federici, emesso da Giovanni Maria Visconti nel 1411, si legge molto chiaramente che i Federici non solo hanno diritto a questi poteri, ma gli è concesso perfino di aggiungere la mezza aquila d'argento, la mezza aquila imperiale al loro stemma. E quindi solamente al 1411 che compare l'aquila nello stemma di Federici. Infatti vediamo qua, questo qui è il stemma antico della famiglia Federici del 300. A partire dall'inizio del 400 comincia a diffondersi quest'altro tipo di stemma, in verità molto più fluido dell'altra forma, in cui l'aquila sta nella parte superiore e gli scacchi stanno nella parte inferiore, in cui appunto si capisce che i Federici assumono un titolo nobiliare di rilievo. Chiudo con l'ultima slide, questo lungo percorso della storia medievale della Valle Camonica, che in verità non è nient'altro che un assaggio a quello che sarà la prossima puntata, ovvero il periodo della Repubblica di San Marco e di Venezia, che a dire la verità, sotto certi punti di vista, è quasi più oscuro del Medioevo, perché in verità la caccia alle streghe in Valle Camonica, sapete che in Valle Camonica abbiamo avuto la più grande caccia alle streghe a livello italiano, non lo si ha nel Medioevo, ma lo si ha in piena Repubblica di San Marco. La peste, le pestilenze forti che colpiscono la Valle Camonica, abbiamo testimonianza sotto la Repubblica di San Marco. Via. Quindi in verità possiamo dire che certi lati oscuri sono molto più oscuri non nel Medioevo quanto nell'epoca successiva, che noi genericamente chiamiamo età moderna o rinascimento, ecco. Beh, nel 1428 la Valle Camonica passa sotto la Repubblica di Venezia. Venezia dovete immaginarvela come una città che per secoli non c'entrava nulla con la storia d'Italia. Venezia nasce sull'isola, lo sapete bene, se qualcuno di voi è stata a Venezia. Venezia è una città insulare che ha avuto dalla sua fondazione attorno al 5-600 d.C., non 1500-1600, 5-600 d.C., si è sparsa sul mare, sull'Adriatico, è diventata possidente di un sacco di territori oltremare. A un certo punto la storia conquista perfino l'impero romano d'Oriente, perché conquista Costantinopoli, i famosi cavalli che si trovano sopra Piazza San Marco vengono appunto a Costantinopoli, quindi che non c'entra nulla, non aveva un briciolo di terra in Italia, aveva solamente una striscia di costa, di spiaggia, ma tutti i suoi possedimenti, ed era una delle potenze mondiali, stavano oltremare. Di nome, di italiano aveva solamente il nome e quelle quattro isole dove si svolgeva. Beh, con l'espansione dei turchi da inizio 400, inizio 300, nella zona orientale, Venezia pian piano perde terreno e decide di ricalibrare un po' i suoi territori. A inizio del 400, nel 1404, inizia la sua conquista della terraferma, prendendo Treviso, poi Padova, poi Vicenza, poi Verona. Nel 1427 prende Brescia, nel 1428 prende Bergamo e la Valle Camonica. E nell'arco di soli 20 anni, 30 anni, Venezia diventa una dei più grandi stati italiani, avendo un territorio che si estendeva dall'Istria fino all'Adda. Tutto questo territorio rimarrà sotto la Repubblica di Venezia, appunto, dal 1428 fino all'arrivo di Napoleone. 1797, sarà un lungo periodo in gran parte di pace e di prosperità, dove appunto succederanno anche molti eventi interessanti che saranno oggetto del prossimo intervento. Questo piccolo leoncino
è l'ultimo leone che ci rimane in Valle Camonica, probabilmente ce n'era sparsi ovunque, perché se andate nella zona bergamasca vedete che loro ne hanno tenuti molto bene. Se andate a Bergamo vedete questi bellissimi leoni sulle porte della città di Bergamo, se andate non so in Val di Scalvo, in Val Serina, in Val Brembana, li trovate ovunque. Purtroppo nella nostra Bresciana il ricordo della Repubblica di San Marco è andato quasi perso, però effettivamente questo è l'ultimo leone che ci rimane qui in Valle Camonica, e si trova a Fraile, una frazione di pisonie sperdute in cima alle montagne, e là si è conservato un leoncino grosso così, che è stonato su una casa. E con questo appunto vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento ovviamente al prossimo intervento, che sarà sabato prossimo, al studio che deve essere qua vicino, esatto, giusto? Qua, 100 metri. Che sarà legato appunto alla storia di Venezia fino appunto all'arrivo di Napoleone e con le ultime due notizie di ottocentesche per capire un po' come siamo entrati anche nel Regno d'Italia. Grazie per l'attenzione. Se volete pazientare due minuti, adesso preparano un rinfresco e ci saranno anche delle piccole cose offerte alla macelleria Domenichini, dalla forneria, aiutami, i Caglioni, perfetto, due minuti e arriviamo. Va bene, vai, vai. Accendo la voce, aspetta. Dovrete prendere quelli che dormono. Vai, dire solo che dormono. Fate un giro almeno fino, non faccio dormire, poi non tornate indietro.